Ciao, sono Sofia Guaraldi e sono una studentessa del terzo anno in tecnica della riabilitazione psichiatrica. In questo momento mi trovo nel reparto di geriatria per fare il mio ultimo tirocinio prima della laurea. Il mio ruolo all'interno del reparto serve per andare a fare attività di riabilitazione accanto al paziente allettato. E attraverso oggetti che la struttura e il reparto di geriatria mi hanno messo a disposizione, io, a seconda dell'interesse dei propri pazienti e di ciò che hanno vissuto nel loro passato, inizio a inventare qualche attività per cercare di far sì che il paziente venga tenuto occupato durante il periodo di permanenza all'interno del reparto di geriatria. Quindi, come può essere anche una semplice partita carte, oppure se il paziente o la paziente per esempio in passato ha lavorato come una sarta, attraverso oggetti come potrebbero essere dei semplici gomitoli o la macchina da cucire, e insieme a me iniziamo a fare delle attività accanto al paziente, in modo tale che questo possa permettere anche al paziente a mantenere attiva la memoria e a farci raccontare storie avvenute nel passato. Quindi è molto importante con questi pazienti essere empatici e parlare anche con parole molto semplici e molto chiare, cercare di dare appunto a loro massima ascolto, ecco, lasciarli liberi di raccontare, e a seconda appunto di ciò che il paziente racconta a noi terapisti, noi decidiamo successivamente quale tipo di attività poter iniziare e intraprendere il percorso con esso.